Eccoci di nuovo a Spasso nell'Orto ed eccoci di nuovo a Castel Ruggero in compagnia di Margot. Margot è la figlia di Nicolò e Pascal Dal Fritto, che sono i proprietari di questo bellissimo orto. Questa volta, come vi avevamo promesso, parleremo di zucche. Siamo a fine estate e le abbiamo potute già raccogliere. E Margot, quali sono le tue preferite? Le mie preferite sono tante. Ho fatto una piccola selezione qui per voi. Vai. Questa è la zucca Aiato. È una zucca che ha un sapore molto deciso, quindi potete fare la zucca fritta, però è per dei palati che hanno un grande carattere. È una zucca arrampicante, come ben sapete, quindi noi decidiamo sempre di farla arrampicare su meli o su susini. Questa invece è Platt White Boar. Questa è una zucca invernale, quindi ha una polpa arancione, di un arancione molto forte, e viene utilizzata specialmente per fare dei risotti. Quindi la possiamo mangiare per tutto l'inverno? Per tutto l'inverno, assolutamente. Ha una capacità di resistenza per tutto l'inverno, quindi... È molto dolce, perché molto se va dolce. Bene per i risotti sarà molto dolce. E queste zucche piccolissime qui che cosa sono? Queste zucche piccolissime qui sono delle miniature della butternut. Come ben sapete, la butternut è la tipica zucca che ha questa forma qua. E sono le zucche per eccellenza per i risotti, quindi questa è un'altra varietà per esempio. Però questi mignon sono solo decorativi? Solo decorativi, assolutamente. Va bene, Scusa se ti ho interrotto, vai avanti. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo la Christophine. Questa è una zucca che viene dal Sud America e viene utilizzata per fare delle squisite parmigiane o se no fritta. Ha un sapore molto delicato, quindi... Al contrario di quella là, quella saporita, forte... E questa invece ha un sapore molto delicato. Bisogna stare attenti che ha delle spine, ma che sono... morbide, quindi al momento della preparazione verranno poi rimosse. Ma proprio le togliamo proprio la togliamo buccia? Togliamo proprio la buccia, assolutamente sì. Queste sono delle zucche africane che dopo la maturazione diventano dure, quindi vengono utilizzate in Africa come borracce. Vengono svuotate dai semi dentro, all'interno, e vengono utilizzate come appunto borracce, come contenitori d'acqua. Ci sono anche quelle fatte a forma di borraccia, a forma di anfora, assolutamente, ci sono tantissime varietà, come ad esempio anche questa che è la Marenca. Ah, questa è bellissima, con tutto. Un po' bitorzoluta, eh? Bitorzoluta, sì. Però veramente molto bella. E un grande problema delle zucche è appunto lo spazio, quindi queste le facciamo arrampicare sugli alberi. Io ho visto che a Castel Ruggero le utilizzate un po' dovunque. Un po' per tutto, sì, quindi... La testa di uno spaventapasseri può diventare una zucca, o se no viene anche utilizzata come etichetta per degli ortaggi, quindi la dipingiamo e poi ci scriviamo sopra il nome della varietà. Una zucca decorativa utile ovunque. A questo punto non ci resta che dare qualche consiglio sulla coltivazione della zucca. Cosa ne pensi, Margot? Certo, assolutamente. Mi raccomando, l'acqua è essenziale, quindi annaffiate di sera o all'alba, quando appunto non fa molto caldo durante la giornata. L'acqua è essenziale, quindi hanno bisogno veramente di tanta acqua le zucche. Un altro consiglio che posso dare è quello dello spazio. Vanno piantate molto distanziate, quindi quello che si consiglia di solito è 1 metro di distanza da zucca a zucca. Poi, se appunto non avete spazio, la cosa che potete fare è farle crescere verticalmente, come facciamo anche noi. Quindi le fate crescere su qualsiasi supporto, che sia... Pergole, alberi, staccionate, qualsiasi cosa. Sì, di tutto, cosa. Tanto loro si arrampicano ovunque. Un altro problema delle zucche, però, è quello dell'oidio, quindi... Ai! Sì, attenti alle malattie, quindi se avete la possibilità fate dei trattamenti prima che esca il frutto della zucca e poi dopo... Zolfo! Zolfo, cos'è? Assolutamente, zolfo contro l'oidio, quindi... Purtroppo la malattia è un grande problema delle zucche. E per evitare il marciume della zucca, molto spesso potete approfittarne per metterla su dei supporti, quindi potete usare qualsiasi cosa come un pezzo di legno, un coccio, qualcosa che non lo tenga a contatto con la terra. Quindi alzarla da terra. Alzarla da terra. Se sono appesa a una pergola, va bene, altrimenti qualcosa sotto. Altrimenti sì, qualcosa sotto per alzarla, quindi eviteremo il marciume della zucca. Grazie per i consigli, Margot. Grazie a voi. Come avrete capito, anche se avete poco spazio, la zucca si può coltivare in altezza, quindi in verticale, e avrete sapore e colore per tutto l'inverno, perché la zucca è un ortaggio che si conserva a lungo. Quindi non ci resta che augurare buon